Allora, Francesca Businarolo, deputato del Movimento 5 Stelle, Luca Zaia ha fatto appello al governo per intervenire anche con le banche del Veneto, ha scritto anche ai parlamentari. Ho sentito Di Battista in aula scatenato contro il governo, ha detto vergognatevi, avete aiutato il papà del ministro Bosche. Boschi, che era amministratore delegato di Banca Etruria, insomma, Vicepresidente. uno scontro frontale, no, tra voi e l'esecutivo. Sì, assolutamente deve essere così, perché se lo chiamano salvabanche e noi lo rinominiamo Quale? decreto che invece fa del male ai risparmiatori e ai cittadini che in quelle banche avevano creduto, avevano versato i loro risparmi, i risparmi di una vita, ci sono persone di ogni età, ma soprattutto persone che speravano di poter un domani poter guadagnare, non dico guadagnare, ma poter godersi di quelle somme. Quattro banche salvate e che probabilmente foraggeranno altre banche più grosse. Noi denunciamo questa cosa qua, si fanno dei grossi regali alle banche più grosse. Questo è un po' il disegno che da tempo Draghi cerca di perseguire, no? Far saltare le piccole banche, quelle che sono più vicine ai cittadini, per accentrarle nelle grosse banche. E la cosa interessante è che questi debiti, questi crediti non incassati, adesso passeranno a queste nuove quattro banche. Però qual è il problema? Il problema è che non è stato verificato se effettivamente svalutare così tanto, cioè azzerare sostanzialmente quel valore dei crediti, fosse poi garantito da qualcosa. La stragrande maggioranza dei mutui, per esempio, sono sempre garantiti dai mobili. Quindi cosa succede? Queste banche prendono i crediti non riscossi. Intanto hanno l'esenzione fiscale, cioè il credito d'imposta, quella è una legge dello Stato che addirittura adesso casca una volta all'anno, quindi già lì sconto di imposta. Secondo, regalo grossissimo, appunto la questione è che poi sarà anche facile da rivenderli questi debiti. Perché poi andando a verificare se sono stati coperti, se erano coperti o meno da garanzie, probabilmente immobiliari anche, si verificherà che erano garantite. Per questo noi denunciamo questa cosa gravissima. Si poteva fare meglio, si poteva fare di più? Sì, si poteva fare meglio perché si poteva garantire di più i cittadini. Intanto sono d'accordissimo sul fatto che Banca d'Italia deve ritornare pubblica, deve essere ripubblicizzata perché lei è creata ed è fondata, soprattutto è partecipata da banche private, dalle stesse banche che poi deve andare a Solo la banca monitorare, privata. quindi già lì c'è il controllore che è controllato, è lo stesso controllato. Ma si poteva fare qualsiasi altra proposta, per esempio, si poteva, come dire, anzi, fare in maniera tale che i dividendi di Banca d'Italia fossero al 3%, poteva distribuire così già 200 milioni di euro e dare un piccolo sollievo a questi azionisti. Oppure un'altra soluzione, il Ministero dell'Economia poteva finanziare queste banche a un tasso di interesse sempre del 3%. Naturalmente in questo periodo si azionava, si andava avanti con una ristrutturazione, un commissariamento. Si poteva verificare poi nel tempo se queste banche potevano o meno ripagare, se non potevano ripagare lo Stato interveniva e diventava socio di questa banca. Due esempi, due alternative. Adesso c'è il rimpallo e Unione Europea, Italia, chi è stato il responsabile di far perdere tutti questi L'Unione Europea dice ma soldi. questi erano titoli inadatti, Ma no, ma non si sembrava che fossero da doveva. mesi che ci stavano parlando, sembrava che qualcuno avesse suggerito invece di pescare dal fondo di risoluzione, dal fondo di tutela come si chiama, scusate, del deposito. Quindi veramente noi abbiamo fatto questa denuncia fortissima, Veneto Banca, poi anche qua ne avremo da parlare e spero che poi potrò intervenire, Faremo. ma volevo fare un appunto se posso solo ai signori della Riviera del Brenta, perché io in prima persona ho avuto la fortuna in quel periodo di essere capogruppo alla Camera, perché noi sapete che del 5 Stelle ruotiamo. E in quel periodo ho voluto moltissimo che tutti i partiti firmassero una mozione proprio per aiutare le persone coinvolte nel disastro del Tornato. tornado sulla Riviera del Brenta. È stato un impegno trasversale, partito da una nostra iniziativa, di detassare, di non farvi pesare il problema. Che Però però poi non la è. mozione è un impegno che il governo si prende. Se poi il governo questo impegno se lo dimentica, e fatalità adesso siamo in fase di legge di stabilità e potrebbe ricordarsi, noi con emendamenti abbiamo provato a ricordarglielo.
È difficile, no, alla fine mi rendo conto che poi per voi la cosa più grave è che poi chi ne paga sono purtroppo ancora i cittadini. Deputato del Movimento 5 Stelle, brevemente. Ma perché lui ha lanciato un tema che è correttissimo, fin dove arriva l'interesse, dove inizia la moralità e viceversa. Prima il direttore diceva oggi si sono regalati 10 milioni di euro che si poteva anche benissimo fare a meno. Questo in deroga a un regolamento che lo stesso Letta aveva approvato, quindi di togliere i rimborsi ai partiti. Già con la Boccadutri si erano presi 45 milioni di euro, altri 10 adesso non finiamo più il conto, tutto perché non vogliono rendicontare in maniera trasparente, perché manca la bollinatura. Ecco, guarda, io per quello che ci riguarda proprio oggi sul sito di Grillo, cioè di Beppe Grillo, c'è scritto 71 milioni di motivi per fidarsi di noi. Adesso non voglio andare nello specifico, ma solo noi parlamentari abbiamo restituito 15 milioni di euro e che sono andati al microcredito, che sta foraggiando, che sta aiutando 700 aziende. Sono partite 700 aziende, quindi insomma già piccoli contributi nel nostro, non siamo in maggioranza, però cerchiamo di farlo. Ecco qua Sonia Bruson, che è la nonna che mi scrive sempre in continuazione, poveretta che ha questi bambini che vivono su una roulotte, sono suoi nipoti e dall'istituzione non riesce ad avere risposta, non c'è niente, non c'è, neanche una casa non riescono a dare, un appartamento a questa famiglia, perciò si è diviso il marito dalla moglie e la moglie vive con i bambini su questa roulotte perché la casa era veramente impossibile a vivere per i bambini, hanno avuto l'asma, sono pieni di asma perché poi vengono fuori quando sono le case malsane, i bambini poi come gli anziani sono i primi a risentirne. Io mi domando cosa stanno facendo, le case continuano ad essere chiuse, Movimento 5 Stelle e tutto qua, però le case continuano ad essere chiuse, cioè sfondatele, buttatele giù voi che avete potere, cioè noi non ce l'abbiamo, noi ci mettono in galera se buttiamo giù un portone, perché in galera ci andiamo noi che facciamo le cose piccole e poi gli altri vanno agli arresti domiciliari sulle ville, cioè non riusciamo più a capire come mai queste case non si aprono, come mai non aprite queste, fate aprire queste case. Latte, sono pieni di case, agibilissime, non riusciamo a entrare con le telecamere, non ce le fanno vedere. E abbiamo la gente che dorme nelle roulotte, in macchina, per terra, il freddo. E abbiamo le case chiuse, abbiamo tutto chiuso qua in Italia. Tutto chiuso. Cioè non è possibile continuare a dire facciamo, bisogna fare, agire. E noi non possiamo farlo, siete voi il governo. No, purtroppo no. No, ma no, come no? Come no? No, noi non sono. Avete forza voi? Non noi non ce l'abbiamo la forza. No, signora, purtroppo non facciamo parte del governo. Ma voi noi avete la, nostra ma voi avete la forza fare. Di fare delle dimostrazioni importanti. Certo, è giusto, è vero. Voi ce l'avete quella forza, vi abbiamo eletto per quello. Beh. Buttate giù qualcosa, ma entriamo su queste case. Bettina, perché non entrate voi e vediamo se vi mettono in galera? Buttate giù le porte di queste case e poi vediamo se voi vi mettono in galera. Proviamo a vedere. I parlamentari. Vediamo se i parlamentari buttano giuste porte.